Come diventare uno youtuber gamer? Signori, sto per iniziare, anzi non una, ma delle rubriche un pochino particolari. Come? Rilassatevi. Come diventare uno youtuber gamer? Da premettere che io sono altamente scoglionato di vedere persone che io se metto mi piace... Non sto facendo una guerra ai mi piace o non mi piace, assolutamente. Io se metto mi piace a un video, ce lo metto. Oppure consiglio questo canale. E ce ne sono di persone che dicono così. E questi qua, se ci fate caso, non è che sponsorizzano le persone che meritano, ma sponsorizzano ciò che gli dice il proprio network di sponsorizzare, chi sta con il loro network. Seconda cosa, ci sono dei, diciamo, dei piccoli sotterfugi, che questi sono normali in ogni comunità, in ogni cosa. In più ci sono anche altre persone che dicono: noi scriviamo, diamo i consigli, fate 4 video di merda, la buffa, la cazzo di cane, così senza un capo e senza una coda. Questo si chiama paraculismo. Io inizio 3 rubriche diverse su come diventare dei youtuber gamers, logicamente con vari livelli, diciamo, di difficoltà. La possiamo chiamare in questo caso YouTube School. Cancelliamo tutto, la chiamiamo come diventare uno youtuber gamer, che forse è la migliore soluzione in questo caso. Non c'è niente da dire su gli youtuber gamer, tutti quanti si pensano che è una minchiata fare lo youtuber games, ma bisogna capire che ormai, se voi fate video tipo alla Johnny Creek, Just Ron, che sono 3 miei preferiti, e tutto il resto, sono un pochino morti, sono la solita sinfonia. Persone come me, che guardano un ennesimo video di gameplay in questa maniera, cioè, tanto vale che vedi big perché sono affermati e già mi divertono così. Non è che posso perdere il tempo a andare a cercare su ogni cosa. Quindi inizierò a spiegare queste rubriche. Avranno 3 livelli di difficoltà: semplice, intermedio e avanzato. Ci sarà una quarta rubrica che sarà alternativa. Va bene, sarà una cosa alternativa, è una cosa che ho pensato io, in poche parole. Un'altra cosa, i consolari possono pure vedere questa videorubrica, perché a un certo punto inizierò a spiegare anche software e consigli di editing, di montaggio video, anche su copyright e tutto il resto. Se mi vieni a prendere mi porti a casa, sì. Oltre a questo, consiglierò anche, diciamo in via generale, delle attrezzature da prendere, che variano logicamente da categoria a categoria, da playlist a playlist. E ora sì, lo so che qualcuno ti dirà: ma con oggetti poco costosi si possono fare belle grandissime cose. Sì, ma fino ad un certo punto, perché anche chi ha oggetti ultra della Madonna fanno dei lavori di merda perché non sanno settare. Io consiglierò anche i settaggi, perché potete avere il miglior computer del mondo, ma se non sapete fare determinati settaggi, ve la prendete in culo sempre, troverete sempre problemi e difficoltà. E soprattutto un'altra cosa che mi ricordo anche, a come automatizzare determinati processi che sono più lenti ed laboriosi. Quindi adesso metterò qui le miniature delle 4 playlist che sto creando. Logicamente chi vede il video in questi periodi, in questa data, logicamente non sono tutti caricati perché avranno una scadenza settimanale. Invece chi vedrà il video, guardate la data, dopo tipo, che ne so, un anno, ci sono tutti i video, non vi preoccupate. Cercherò solo di mantenere una scadenza, così, per avere un format. Altro piccolo consiglio che vi do: vi lascerò il link in descrizione, metterò qualche annotazione da qualche parte. Metterò anche 2 playlist su come velocizzare il nostro computer, perché una cosa molto importante è: bisogna che il computer sia, che quando si usa il computer bisogna avere tutte le prestazioni centrate su quell'operazione che si sta facendo, e non che le prestazioni si perdano a destra e a sinistra in vari processi. Infine, l'ultima cosa, perché sto facendo questa videoguida, cioè sto iniziando queste videoguide, il motivo sarà in questa live. Mi metterò la live in questa maniera, e ci sarà anche il link in descrizione dove ci siamo io e Wolf, che abbiamo parlato della situazione di youtuber gamer emergenti e tutto il resto. E noi abbiamo spiegato, e lo ripeto anche in questo video, che non vogliamo offendere nessuno, però
abbiamo le palle piene su alcune cose. Yeah. Io innanzitutto voglio almeno dobbiamo arrivare. Allora, io non è che ho tanti iscritti, quindi cerchiamo di arrivare a 25 like, va bene? Non chiedo tanto, cazzo. 25 like, non sto chiedendo 2000-3000 like. Chiediamoli a 25, arriviamo a 25 like. Se non arriviamo neanche a un minimo sufficiente di 25 like e io mi sto spaccando il culo a fare all'incirca una trentina di video, mi sto spaccando il culo per voi, non arriviamo neanche a 25 like in questo video, penso che anche a perdita mia non metterò le cose, non caricherò i video, perché è una cosa che sto facendo soprattutto per voi. Lo devo ammettere, certi video servono a me anche, ma alcuni video servono soprattutto per voi. Quindi un minimo piccolo di gratitudine, mettendo un piccolo like, mi farà piacere. Se voi avete qualche cosa da dirmi, qualche consiglio, qualche cosa che potrò mettere in questa playlist, fatemelo sapere. Descrivetemi i vostri problemi, le vostre idee, cosa volete fare sul tubo, in poche parole, su YouTube. Scrivetemela nei commenti, così cercherò man mano di inserirla nella playlist e di fare una cosa più completa e che possa esaudire ogni esigenza, ogni richiesta di voi iscritti, utenti e soprattutto amici. Signori, vi ringrazio ancora, vi raccomando, fate quello che vi ho detto. Io sono Vicious17 che si fa il culo per voi. Signori, vi ringrazio ancora e ti saluto pedifico.